Ciao a tutti, oggi Videotang Change My Life. Chi mi segue sa che non amo fare questo genere di video perché li trovo un pochino stupidi. Faccio solo Videotang con delle domande un po' più interessanti. Questo mi ha colpito particolarmente perché alla soglia dei 30 anni, tra pochi giorni compirò 30 anni, mi ritrovo a farmi delle domande e a pensare su come è andata la mia vita in questi ultimi anni. Per cui sono anche delle domande interessanti che mi sono posta io pur non facendo il video tag prima, perché ho deciso soltanto oggi di farlo, e così insomma sono delle belle domande. Cominciamo subito. Allora, scusate se non guardo direttamente voi, ma cercherò di tenere lo sguardo fisso sull'obiettivo. Domande. Domanda numero 1. Tre aggettivi con cui ti descriveresti ora e tre aggettivi con cui ti saresti descritta in passato. Allora, io me li sono scritti qua perché poi magari non volevo dire una cosa per un'altra, ci ho pensato un po'. Allora, oggi mi ritengo soddisfatta, determinata e innamorata. Allora, soddisfatta perché tutte le cose che, no tutte, quasi tutte le cose che avevo pianificato per me si sono realizzate. Avevo messo a punto dei progetti, mi ricordo quando ho compiuto 20 anni, mi sono fatta una lista delle cose che avrei voluto fare entro i 30 anni o di come avrei voluto la mia vita a 30 anni, per cui mi sono detta dei 20 ai 30 mi devo impegnare per far sì che queste cose si realizzino, e gran parte di esse si sono realizzate, per cui mi ritengo soddisfatta. Ripeto, non si è realizzato tutto purtroppo di quello che volevo, non tutti i progetti sono andati a buon fine, sicuramente ci sono tante cose da migliorare, alcune da cambiare, però bisogna avere pazienza, ci ho messo 10 anni per realizzare alcune cose e non dico che ce ne metterò altrettanti per fare le altre cose, però potrebbe essere, per cui comunque, insomma, appunto, ci sono tante cose da cambiare, però per quello che mi ero prefissata sono soddisfatta. Poi determinata perché appunto sono determinata nella realizzazione di altri progetti e di altre cose che voglio che succedano. Non dico a breve, però per completare la mia vita e per viverla al meglio. Per cui determinata. Terzo, innamorata, perché sono innamorata, in passato non lo ero, adesso lo sono, per cui mi definisco innamorata. I tre aggettivi con cui mi sarei definita in passato sono insoddisfatta, che è il contrario di adesso, soddisfatta perché ero molto insoddisfatta, c'erano alcune cose che proprio non sopportavo, che non mi andavano bene, che non mi rendevano felice, per cui insoddisfatta. Insicura, non ero sicura quanto lo sono adesso, adesso lo sono perché? Perché sono riuscita a raggiungere alcuni dei miei obiettivi. Per cui adesso sono sicura, però una volta ero insicura e non pensavo di potercela fare, per cui questo. Poi pessimista, appunto perché ero insicura e per cui di conseguenza anche pessimista, dicevo io non ce la farò mai, non ce la posso fare, andrà tutto male, la mia vita è uno schifo e sarà sempre uno schifo, per cui ero pessimista. E invece adesso appunto sono gli altri tre aggettivi che ho descritto, che sono tutto il contrario di quelli con cui mi sarei descritta in passato. Poi, due, qual è la frase che ti ripetevano più spesso durante la tua adolescenza? Sorridi, che è una parola, non è una frase, ma mi dava un fastidio, cane. Ma se io non voglio sorridere, che cavolo vuoi? E sorridi di più, mamma mia, ma ti è morto il gatto, sei sempre col muso, ma che cazzo ne sai tu di quello che mi passa per la testa o dei problemi che ho io? Ovviamente non è che me lo dicevano con cattiveria o con malizia, insomma, non era proprio una cosa brutta. Però tanta gente non pensa mai che magari una persona può avere il muso per determinate cose. Per cui io, siccome in passato ero abbastanza triste, non ho avuto un passato proprio felicissimo, non drammatico, ma neanche felice, ma infelice più che altro per colpa mia di come ero fatta io, non per colpa della situazione in generale, perché comunque vivevo in un contesto, non dico bello, un contesto, avevo delle difficoltà, avevo comunque alcuni problemi a casa,
C'erano i problemi, però il mio modo di prendere questi problemi era molto brutto e pessimista, di conseguenza ero anche triste, per cui appunto mi dicevano sorridi. Se tornassi indietro con il carattere che ho adesso, prenderei questi problemi molto diversamente. Poi, domanda numero 3, vediamo un po' cosa dice. Quale colore ti rappresentava prima e quale colore ti rappresenta adesso? Prima direi proprio il nero assoluto, nero, black, dark, e adesso il rosa, il fucsia, un bel fucsia, bello acceso. Poi numero 4, cosa avresti voluto gridare alle persone che ti buttavano giù e che non hai mai avuto il coraggio di dir loro? E avrei voluto dire ride bene a chi ride ultimo. Allora, quando avevo Facebook, adesso non ce l'ho più, ho scoperto che un sacco di persone che mi prendevano in giro in passato, che si credevano fighe, le più fighe e le più giuste del mondo, sono diventate, a parte allora alcuni, sono diventate dei roiti impressionanti, delle cesse assurde che tanto si credevano fighe. Altre invece hanno delle vite del cavolo, si sono fatte mettere incinte da non so chi e hanno figli sparsi che senza padre. E altri invece anche ragazzi che facevano tanto i saputelli e che andavano all'università qua e là, si ritrovano adesso che cercano lavoro. E tutte cose. E quasi tutte queste persone erano persone che mi prendevano in giro, che si credevano meglio di me, ma io intanto sono riuscita ad ottenere un lavoro fisso, sono riuscita ad acquistare una casa, ovviamente grazie anche al mio compagno, grazie ai miei genitori, grazie ai miei suoceri, mica sono riuscita ad acquistarla da sola, però comunque io ho realizzato dei progetti e mi sono costruita una vita che non dico che è la vita che tutti sognano, perché la mia è una vita normalissima, ma è la vita che io sognavo, per cui io sono riuscita a realizzare i miei progetti e loro, tanto cattivi e tanto stronzi, no, per cui io sono contenta. Io non è che gioisco delle disgrazie altrui, però sono contenta se quelle persone lì non vivono bene, ecco. Quindi la frase è ride bene chi ride ultimo. Numero 5. Un evento nella tua adolescenza che ha innescato un cambiamento, bello o brutto che esso sia. Il fatto di andare alle superiori, perché io alle medie ero molto fuori dal mondo, cioè tutte cose. Non è come adesso che le ragazzine delle medie sanno tutto del sesso, sanno tutto. Stanno lì coi telefoni, io non sapevo niente, io a momenti giocavo ancora con le bambole in terza media e andare alle superiori mi ha aperto un mondo, anche per dire una stupidaggine, fumarsi una sigaretta mi pareva la trasgressione più grande, oppure mi ha fatto conoscere un sacco di cose quel periodo, sia belle che brutte, perché comunque è stato bello uscire fuori da questo mondo fatto di cose da bambina. E dall'altro però è stato anche un po' traumatico perché che va alle superiori in certi ambienti si sa che non ci sono cose solo belle. E c'è anche appunto le brutte compagnie, per cui ho avuto modo di frequentare anche brutte compagnie, ho avuto modo di vedere cose che non avevo mai visto prima e che non erano proprio belle, però insomma, sì, questo è stato il cambiamento, diciamo. Poi, domanda numero 6, che cosa ha significato per te iniziare a truccarti? Sentirmi più bella, sostanzialmente questo, da quando ho cominciato a truccarmi, andavo in prima superiore, alle medie no, alle medie magari qualche trucchetto così, un po' di matita, ecco, alle superiori ho cominciato proprio a truccarmi e sì, sentirmi più bella. Poi numero 7, quali sono stati i tuoi primi trucchi? Io mi ricordo che all'epoca la Pupa stava spopolando perché era una marca nuova, per cui la novità, sapete com'è la Pupa. Cioè, quando c'è una novità, tutti prendono i prodotti novità e la novità di allora erano i prodotti della Pupa e della Nage Oleari, Nag, Nai, na, beh, Nage Oleari, Nag Oleari, quella roba là, che erano tra l'altro molto buoni comunque come trucchi, per cui quelli. Domanda numero 8, hai ricevuto consigli da tua madre riguardo al truccarti e prenderti cura di te? Oppure c'è stata una persona alla quale ti sei ispirata? No, mia madre non mi ha dato nessun consiglio a livello di bellezza.
Mia zia mi dava tanti consigli come trucco, bellezza. È stata lei la prima persona che mi ha indirizzato verso il trucco. 9. Ti sei sentita giudicata per aver deciso di aprire un blog che tratta argomenti ritenuti frivoli da molte persone? Un blog, sì, un canale YouTube. Sì, mi sono sentita giudicata soprattutto dalle persone che mi conoscono nella realtà, non dalle persone su YouTube, perché ovviamente le persone di YouTube fanno le stesse cose che faccio io in genere, per cui è difficile che giudichino me che faccio video sui prodotti terminati perché li fanno anche loro, però mi sono sentita giudicata molto dalle persone che conosco. Però di questo argomento ne parlerò in un altro video, dopo capirete perché. Penso comunque che vedrete prima questo video dell'altro video in cui tratterò questo argomento, per cui preferisco rispondere con un altro video. Io vi saluto, vi mando un bacione, spero di avervi tenuto compagnia, ci vediamo al prossimo video. Vediamo se riesco a staccare.